Madonna, che bello. E lo sapevo che abbiamo fatto tardi. E certo, lei guida sempre come una lumaca. C'era un traffico tremendo. Ecco, sediamoci qui. Ma che fa? Ha ridotto il numero dei posti. Dalla crisi del cinema. C'era una poltrona qui. Eccoci qua. Formidabile, gagliardissimo. Sì, vero, Fracchia? È vero, è verissimo, è bellissimo. A me, sì, mi fanno morire, mi fanno. Mi fanno morire. A me sta violenza, mi hai fida. Anch'io è bellissimo. Non riesco a distogliere gli occhi dallo schermo. Neppure io riesco a distoglierli. Ma come faranno? Tira fuori tutti quegli intestini, avancia. I fidi, stia attento adesso. Per esempio, si vede benissimo che è tutta roba di plastica qui. Ma che fa? Tiene gli occhi chiusi. Io? È finito. Li tenevo a fessura per la messa a fuoco. Sa cosa le dico? No. Che lei non è un uomo. No. È una merdaccia. Oh, una merdaccia. Sì, anzi. Bene, posso dirci una cosa? Com'è umana lei? Vuole che lo riveda? Lo rivediamo. Ne avrei un grande godimento io. Veramente, signorina, mi permette di insistere. Glielo rivedo tutto, se vuole. Commissario. Non ci sono dubbi, è la belva. Ne ero convintissimo. Chiaro De Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. E di chi sono questi? Le apro la portiera, signorina. Prego. E per favore, non cominci ad andare a 10 all'ora, Perché ho fame. È che io la macchina non la uso quasi mai, signorina. Per favore, chiuda. Benissimo. Ma che c'è, Fra? Che io ho fame! La mano! Eh sì, vabbè, ho fame! Rondo, qui a Auricchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine in largo, ponghiere numero 2 a passo. Attenda, prego. Attenda! Stiamo alla festa da ballo. Ha chiesto due auto? Sì, signore. Allora, Belgio 4 in 2 minuti e Bari 9 in 4. Come? Bari 9 mi ha detto questa a me. Ma chi è che parla? Radio Taxi, signore, dica pure. E alla gente piace andare al mare. E alla gente. Signor guardiamacchine, va bene qui? Va bene un cazzo, ma lo vedi che sei troppo sotto di qua a culona. Scusi, abbia pazienza, ma come si permette? Ma che fa? Reagisce? Ma scusi, la chiamata. Insomma, e mi piace moltissimo. Culo. Vede il bello di questo locale, che trattano male tutti i clienti. È qui che sta il divertimento. Buonasera, signore. Ma vaffanculo, va. Ha sentito che rapporto? Si fece del bidello, te danno il mulo. Silenzio, un magna e sta zitto e vaffanculo. Oh, è questo? E chi è sto stronzonaccio? Grazie. Permette? Ma chi te tocca? Scusi, posso avere un tavolo? Ma dan tavola sto merdone, va! Ti accoglie che te ne servo io! Arreggiamo la pipa! Mille sere! Salve! Che spirito! Mettete il culo qua! Grazie! Ma Nathan è dentro! Non romper caso, mettete sì! Scusi! Vedrà che ma dove mi hai portato? Io non resisto più! Non mi calmo! Alla prossima che mi fanno gli spacco una bottiglia in faccia! Calmati. Andiamo, caro Fracchia. Vuol capirlo sì o no che questo è un locale fatto così? Ma si adegui, si diverta, faccia come il vero, no? Signora! Scusi. Mascalzoni! Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Pieno! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate? Le 10:30. 11:15. 10:20. Le 10:15. Le 10:35. Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri. Fermi! Andiamo. Che divertimento. Che bella sera. E che teriglia cornacchia. Yeah.
No, non potete rompere il cazzo fino all'aria. Sta fermo qua. Sta fermo. Guardi. Signorina. Sì? Posso dirle che siamo fatti l'uno per l'altro? Senta, scusi. È entrato adesso uno che... A Stiva. Belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' frifri. E dimmi un po' che c'hai da di. Continui. Continui a suonare. Non sono fri. Non mi chiamo frifri. Sono commissario. E ti faccio un gulo così. Scusate, continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma, entrate dentro e fate uscire i clienti. Allora, secondo c'è. Saltinculo. Saltinculo alla mignotta. Poi danno i piselloni alla mandrilla. E poi i fagioli. Qui è la scureggiona. Sì. Ce l'hanno sempre. È la loro specialità. Sì. Scusi, polizia. Dovrebbe uscire. Ah, va bene. Allora, va bene per questi. Sì, altri. Che buoni, fagioli alla scorreggione. E questi alla mandrilla. Anche buoni. Va bene, adesso chiamo il cameriere e gli dico una cosa brutta. Aspetta. Cameriere? Cameriere? Sì? Sei da posto, stronzone. A me? Sì, dico a te, merdaccia. Porta dei fagioli alla scorreggione qui per il cesto. Sì, no, cesso. Per la signorina, volevo dire. Va bene, dottore. Scorreggione. Dottore, non mi diverto più. Perché? È perché questo locale non è più all'altezza. Simone, cambia espressione, si vedono andare un miglio che sei un poliziotto. Sorridi. Guarda come ti sei vestito. Non vale lo stronzo. Avevo pochi amici. E lo credo. Avevo degli occhi molto tristi, sa, quando ero piccino. Ragazzi, mi raccomando, guardategli sempre le mani. Non dimenticate che questa è la belva umana, più veloce di un cobra. Ma noi lo freghiamo. Vuole vedere una mia foto da piccino? Me la faccia vedere, se proprio non può farne a meno. La ringrazio. Ha visto che il locale è ancora all'altezza? Eccolo qua, la belva umana. La belva umana, sono... Allora? Senta, per risparmio energetico. Sì. Scusi. Perché adesso non mi ordini fagioli alla scureggione e mi dici brutto stronzaccio a me? Perché mi è passata un po' la fame. Che era belva umana? Sì. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi ameri! Oh, sì, bene, bene. Ricominciamo tutto da capo. Replay. Replay. Com'è che ti chiami tu? Nome e cognome. Tu, allora, il nome è Gian Domenico. Il cognome è... Frecchia! Ho indovinato. Bravissimo. E questi, maledetto disgraziato, chi sono, eh? Frank Kruper, Abdu Kadula, Abracaba...